si sta preparando, studiando questa legge di Allora. bilancio, le indicazioni che giungono fino ad oggi, che impressione le danno? Insomma, come le sembra che stia lavorando il governo su questo? Io devo dire la verità, bisognerebbe evitare di fare i numeri, bisognerebbe evitare di parlare. Mi rendo conto che c'è una campagna elettorale continua. Comunque devo dire, apprezzo che la discussione avvenga, però con questi tratti che non sono quelli che devo dire io ritrovo sulla stampa, eccetera. Se vai a vedere poi cosa effettivamente dicono queste benedette persone, mi sembra che non ci sia questa sorta di escalation della follia anti-UE, no? Mi sembra che al massimo, diciamo che TRIA si attesta sul 2%, giusto? Mentre l'UE ci dovrebbe chiedere l'1,2 con questa faticante trattativa aritmetica. E l'1,2 mi sembra che tu, che mi sembra facilissimo da raggiungere se metti la Golden Rule, per cui quello che spendi per gli investimenti non lo calcoli nel debito, questa è una vecchia cosa. Se poi ci aggiungi anche quella massa di investimenti che Juncker ci aveva promesso, adesso forse non ci vuole più dare, ma che in ogni caso giustamente il ministro Tria ha detto, beh, tra Cassa Depositi e Prestiti e le imprese da Cassa Depositi e Prestiti e Tesoro unitamente controllati, possiamo movimentare una massa di investimenti, mi sembra che la via sia giusta, cioè di non perseguire la follia ordoliberista, ma ritornare alla sana economia classica che dice. Per abbassare il debito bisogna fare investimenti. Certo. Naturalmente perché il rapporto si determini, cioè che la crescita supera e ci va un po' di tempo. Quindi la prima cosa che bisogna chiedere è tempo. E mentre si chiede tempo ci viene preparato a negoziare i trattati, ma questo non bisogna dirlo, bisogna farlo. Quindi mi Bisogna sembra di capire cominciare a. che la posizione sostanzialmente le sembri Ma mi razionale. sembra giusto, mi sembra razionale, mi sembra che se usciamo dal circo mediatico dei giornali mainstream, mi sembra che se vai poi a vedere ciò che effettivamente dicono, ciò che fanno, vogliono fare, mi sembra che questo governo non debba impensierire alcuno, infatti lo spread scende, con tutto questo assalto mediatico che si fa a questo governo, mi sembra che il governo tenga, anche perché bene o male, se ti guardi in giro attorno, in Spagna non c'è un governo, giusto? Non ha la maggioranza. Macron si attossiglia sempre di più il suo consenso e anche i mercati sanno che è stato eletto, hanno votato solo 22 milioni in Francia, mentre 24 milioni non hanno votato, quindi è un governo fragilissimo, la Germania è in queste ambasce che tutti sanno che siamo arrivati al punto che la Merkel ha proposto come presidente del PPE, quindi del Consiglio, al posto di Juncker, un bavarese, uno della CSU e non uno della CDU, insomma, cosa vogliamo? Lasciamo tranquillo, lasciamo lavorare questo governo. Quindi, insomma, tutti questi timori della tempesta finanziaria in Ma autunno vanno come ha visto? ridimensionati. Ma come ha visto io sono stato convinto e ho sempre detto che non ci sarebbe stata la tempesta d'agosto, perché i mercati cosiddetti, cioè i grandi fondi, il Morgan, sono molto più intelligenti dei giornalisti. Non ci vuole È molto. molto più intelligenti della borghesia venditora, cioè quella parte di classe dominante che lavora per il default. Perché purtroppo noi siamo l'unico paese al mondo, assieme all'Argentina, dove c'è una parte di classe dirigente che lavora per il default. Però, insomma, questo default non arriva perché l'Italia, ringraziando il Dio, è ancora una grande potenza mondiale dal punto di vista industriale e geopoliticamente importante. I margini per poter iniziare quantomeno a così realizzare alcune delle promesse elettorali come possono essere flat Beh, tax. ci sono i margini se si fa questo progetto TRIA, si fa pezzo per pezzo in 4-5 anni, è un problema di governo quello lì, ma è chiaro che non si può fare tutto assieme, finché non cambiamo le regole europee, se lo vogliamo fare bisogna farlo, ripeto, step by step, Chiaro. sono cose che capiscono anche i bambini, ma che non capiscono i vari editorialisti dei grandi O giornali. che fanno finta di non capire, più probabilmente, perché Non gli lo so, io questo conviene. non posso, io ho un'antropologia positiva, non ho un'antropologia Vabbè. negativa. Non voglio né manette né accuse.
Va bene. Si è anche speso lei recentemente in un bel duello mediatico con Padoan sulla riforma delle pensioni, insomma, quindi. Insomma, sai cosa vuoi? Trovi quello che ti mettono davanti gli altri, no? Gli interlocutori in questo mondo non te li scegli tu. Certo. Lo ritiene comunque una priorità assoluta quella di sistemare gli sfasci della legge Insomma, abbiamo Fornero. fatto quella ferita ignobile ai lavoratori che sono esodati. Ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Abbiamo lasciato sulla strada decine di migliaia di persone. Non c'è più virgolanza. Ogni tanto ci ripensa quando a quel giorno in cui sembrava che No, fosse lei il premier. grazie, no, grazie. Non ci ripenso assolutamente. Non le dispiace, insomma, è No, sollevato dal fatto di non essere stato scelto. io sono un patriota, quindi se dovevo fare un sacrificio l'avrei anche fatto, ma c'erano tutte le condizioni perché le cose si svolgessero diversamente.